Le fantastorie, i film mitologici, il peplum, il filone del peplum, non ci sono generi cinematografici a cui abbia detto di no Ennio e De Concini. E il rapporto con Ennio è subito stato di attrazione intellettuale da parte mia nei suoi confronti. Il mio incontro con De Concini è stato in parte fortuito, anzi totalmente fortuito, dato che mi aggiravo per la zona Parioli di Roma e mi sono imbattuto in questo campanello con su scritto De Concini. E lui, come un vulcano in eruzione, ha cominciato a raccontarmi storie sul cinema, sul mestiere dello sceneggiatore, il mestiere di fare un film, come si compone una sceneggiatura, quali sono i trucchi del mestiere, i ferri del mestiere, e finalmente il rapporto che ha avuto lui con Nello Santi e con la Galatea. Ennio come Nello sono due personaggi assolutamente come i loro personaggi cinematografici, le fantastorie, i film mitologici, il peplum, impulsivi, se vogliamo molto estrosi, e che si basavano molto sulla loro sensazione, sul loro istinto nel far cinema, nello scegliere i protagonisti, nel valutare i soggetti e le sceneggiature, eccentrici, non inquadrabili in un concetto, come posso dire, quasi di normalità. In un certo momento della sua carriera Ennio parte per la Russia insieme a Nello Santi come un vero e proprio protagonista della vita culturale italiana, in un momento storico in cui non si pensava nemmeno di poterci entrare. E comincia la coproduzione Italia-Russia. D'altro canto i produttori, come Nello Santi, fanno del loro mestiere una sorta di etica, di visione della vita. Però mi ricordo che mi raccontava di hotel lussuosi, escursioni guidate, non si piegano a compromessi, credono in un progetto e fanno di tutto per realizzarlo, tra carte bollate, incomprensioni. Lo stesso protagonista, Peter Falk, venne selezionato da Nello Santi, che lo vide su un book fotografico come un bel giovane americano. Anche lì la follia di questi autori che in Russia, nella Russia comunista, fanno arrivare un attore americano con tutto quello che comportava, e fa sì appunto che il film si interrompe perché questo attore viene arrestato e perché è sorpreso con la macchina fotografica a immortalare degli scenari della guerra. Ripartirà fra mille intoppi e poi avrà il successo che ha avuto in America, in Russia, in Italia. E non si facevano mancare niente di tutto il bello che è la vita cinematografica in quegli anni offriva loro, insomma.